Ragazzi, Realme ne ha tirato fuori un altro e credo stia diventando un po' ai livelli di Xiaomi. Sì, ragazzi, bentornati in un nuovo video. Come vi dicevo, oggi vi parlo di Realme GT Master, un dispositivo che nasce come un fratello minore del GT tradizionale di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane, ma è uno di quei fratelli minori di cui ne vai fiero, ne vai davvero fiero, perché grazie alla sua scheda tecnica riesce a digerire praticamente qualsiasi tipologia di utilizzo e non fa rimpiangere assolutamente un top di gamma come appunto il GT. Io, come al solito, prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale di Telegram per non perdervi tutte le notizie e le offerte soprattutto nel mondo tech, ma soprattutto iscrivetevi anche al canale, già che ci siete attivate anche la campanella. Ma prima sigla e poi cominciamo subito. Sì, sarebbe giusto considerarlo come il fratello minore del Realme GT, ma anche effettivamente a livello estetico, perché questo GT Master presenta davvero tante somiglianze con il modello tradizionale. Realme GT Master Edition inoltre arriva anche sul mercato con una versione con backcover in pelle, realizzata dal noto designer giapponese Naoto Fukasawa. Detto ciò, Realme GT Master è uno smartphone bello, davvero. Sì, certamente non è originale, ma è ben realizzato ed i materiali utilizzati sono ben lavorati e integrati sul dispositivo, tale da renderlo estremamente premium quando lo si guarda e lo si tiene in mano. Sono certo che potreste cadere nel tranello quando prendete in mano questo dispositivo, ma vi assicuro che la backcover è realizzata in plastica. Le finiture lucide e gli effetti di luce lo rendono ancora più bello ed accattivante, ma purtroppo va detto che trattiene non poche impronte e presto il suo destino è quello di essere coperto da una cover in silicone prima o poi. Le finiture tuttavia sono differenti a seconda delle versioni che acquistate. Se qui nella versione Cosmos Black la back cover è lucida e quasi specchiata, la versione Luna White è molto simile ad un bianco perla con finiture opache che probabilmente trattiene anche molte meno impronte. Le dimensioni sono bilanciate 159.2 x 73.5 x 8 mm e il suo peso di 174 grammi lo rende comodo da utilizzare anche con una sola mano, che non è una cosa da poco se consideriamo che qui è presente comunque un display da 6.4 pollici. La dotazione lungo i quattro lati del device è completa. Il tasto di accensione è sulla destra, mentre sulla sinistra c'è il bilanciere del volume oltre che il carrello SIM. È presente un doppio microfono, ma soprattutto un connettore da 3,5 per le cuffie accanto a quello Type-C per la ricarica. Sono assenti purtroppo le certificazioni e le protezioni contro la polvere e l'acqua, cosa che fa un po' storcere il naso dal momento che è quasi una caratteristica presente ormai dappertutto, ma qui Realme ha deciso di non integrarla. Realme GT Master è dotato di un display da 6.43 pollici con risoluzione Full HD Plus e vi aggiungo solamente un dettaglio in particolare. Il pannello qui presente lo produce Samsung, il che è una garanzia in ambito di display e sono certo che negli anni abbiate avuto modo di provare anche un dispositivo, non dico per forza un Samsung, ma altri device con display Samsung, e voglio dire, la qualità la si vede a occhio nudo. Tra le caratteristiche di spicco di questo pannello troviamo la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una velocità di campionamento del tocco pari a 360 Hz. In più, come se non bastasse, la luminosità massima arriva a picchi di 1000 nits. Sapete quanto io non sia un amante delle schede tecniche, ma Realme GT Master Edition è davvero tutto ciò che dice di essere. Questo display è fenomenale, i colori sono brillanti, la luminosità è ottima anche sotto la luce del sole diretta. È una goduria rilassarsi a vedere un film oppure giocare sullo schermo di questo Realme GT Master, e davvero, credetemi, non sto esagerando. Nel menu delle impostazioni del display si può modificare la temperatura e anche la modalità colore del display. È integrata anche la modalità OSIE, che è la tecnologia di ottimizzazione visiva sviluppata da Oppo, che aumenta la saturazione e il contrasto delle immagini per migliorare l'esperienza visiva durante la visualizzazione di brevi video su app di terze parti. L'assenza che va menzionata è quella dell'HDR, ma a dirla tutta, ragazzi, non ne sentirete la necessità con un pannello di una bontà simile a questa. In più va menzionata anche la presenza del display Always On di fabbrica. È disattivato, ma tramite nelle impostazioni del dispositivo del display potrete comunque attivarla senza grosse difficoltà. Il passo indietro, anche se solo relativamente rispetto all'edizione GT, sta nella scheda tecnica. Mentre il modello base ha un processore Snapdragon 888,
Realme qui ha inserito nell'edizione GT Master uno Snapdragon 778G, che è comunque un processore di fascia media in grado di assicurare delle prestazioni piuttosto buone. In più considerate che è accoppiato ad una GPU Adreno 642L e 8 GB di memoria virtuale, che possono diventare massimo 13 con l'espansione appunto dei 5 GB virtuali che ci mette a disposizione Realme, e la memoria interna è poi pari a 256 GB di tipo UFS 3.1. Depotenziato o no, Realme GT Master fa il suo dovere in tutti i campi, questo è certo. L'utilizzo di un processore di fascia media non influenza negativamente le prestazioni del dispositivo, che in tutta onestà non fa rimpiangere un top di gamma in quasi alcun contesto. La mancanza dello Snapdragon 888 non si sente neanche in ambito gaming, in quanto tutti i principali titoli, tra cui anche Call of Duty Mobile, vengono eseguiti a dettagli massimi e con un frame rate elevato. Nell'uso quotidiano non c'è molto da scendere nei dettagli, il GT Master funziona bene in tutti gli ambiti ed è fluidissimo, ragazzi, dappertutto. Non sentirete, ripeto, la mancanza di un processore di fascia alta, in quanto questo Snapdragon 778 riesce a soddisfare praticamente tutti. A livello hardware inoltre va menzionata la presenza del Bluetooth 5.2, l'NFC e la piena compatibilità con le reti 5G. Il comparto fotografico di questo GT Master è rimasto molto simile al modello GT, ma ci sono alcuni dettagli tecnici delle lenti che ci lasciano intendere di non trovarci di fronte alle stesse identiche fotocamere. Realme GT Master anche in campo fotografico non mi ha deluso affatto, e sono davvero pochi gli scenari in cui avrebbe potuto fare di meglio, questo ne sono certo. Le fotocamere presenti qui su questo dispositivo sono in sostanza tre: la prima da 64 megapixel f1.8, la ultra wide da 8 megapixel f2.3 e la camera macro da 2 megapixel f2.4. La selfie camera poi segna un passaggio in avanti rispetto al Realme GT, dal momento che il predecessore era dotato di una camera da 16 megapixel, mentre questo GT Master è dotato di una camera da 32 megapixel f2.5. L'aspetto lenti fotografiche è di tutto rispetto, così come anche i risultati fotografici, che onestamente non mi sarei aspettato fossero così buoni. Le fotografie realizzate mi piacciono davvero molto, i colori sono vivaci e con una buona nitidezza, aiuta molto l'HDR automatico in alcuni scenari di utilizzo, mentre in altri tende un po', passatemi il termine, a smarmellare i colori, ma tuttavia le foto sono sempre recuperabili con un minimo di ritocco in post. È rapidissimo l'autofocus, che ci consente di evitare il tap per la messa a fuoco in più casi, buona anche la definizione degli scatti con la fotocamera ultra wide e anche quelli con zoom digitale, ma vi consiglio però di non superare i 10x. La fotocamera, ragazzi, è ben realizzata, Realme nella sua Realme UI sapete quanto ci tenga nella personalizzazione del software e quanto lo faccia nel modo più corretto possibile. L'interfaccia fotocamera secondo me è uno degli esempi più lampanti da parte di Realme stessa, dal momento che introduce non poche funzionalità e sono tutte quante introdotte nel modo giusto, mai troppo invasivo, ma sono soprattutto tutte quante ben funzionanti. Ho utilizzato con grande piacere la modalità notturna in più scenari, ottenendo dei risultati ottimi e totalmente diversi dalla modalità classica. Certamente si perde in definizione, ma da uno smartphone di fascia media non mi sarei aspettato di più. È molto buona anche la selfie camera in diurna e poco più che discreta quando cade il sole. I video possono essere girati fino ad un massimo di 4K a 30 frame per secondo, oltre ai soliti Full HD a 60 e 30 fps. La stabilizzazione delle immagini è di tipo EIS, combinato al nuovo sistema di stabilizzazione UIS e UIS Max proprietario di Realme. A livello invece di sistema operativo, questa Realme UI in versione 2, basata su Android 11, è probabilmente uno dei migliori software in circolazione. Non sono di parte, ho sì una simpatia per Realme, questo insomma penso si fosse capito già all'inizio del video, ma questo non mi influenza particolarmente nel giudizio. Voglio essere sincero, ne ho provati tanti di ROM Android, che siano moddate, che siano stock o molte altre, ma devo dire la verità, questa Realme UI è sia molto bella esteticamente, sia ben curata a livello oltre che prestazionale, anche a livello funzionale. La Realme UI è ricchissima di personalizzazioni da parte del produttore, ma sono tutte sempre ben integrate, mai troppo invasive. L'ottimizzazione come sempre è eccellente, tutto ciò fa sì che, pur essendo il GT Master un dispositivo di fascia media, riesca ad ottenere delle performance decisamente buone. La batteria presente sul GT Master è un'unità da 4300 mAh, in linea con altri dispositivi sul mercato, ma soprattutto ben integrati a livello costruttivo, in quanto lo smartphone mantiene un peso decisamente basso.
L'autonomia tuttavia è buona e vi porta fino a sera senza nessun problema, con qualsiasi tipologia di uso anche stressante. Utilizzando lo smartphone per streaming su Netflix su rete Wi-Fi ha un consumo di poco inferiore ai 10% ogni ora. A fine giornata di lavoro, invece, con un uso anche piuttosto stress tra mail, chiamate e WhatsApp, vi ritrovate con circa un 20% residuo. Ma tra i fiori all'occhiello del dispositivo di casa Realme, come già visto anche in altri dispositivi, troviamo la Super Dart Charge, la ricarica brevettata di Realme fino a 65 W, che grazie all'alimentatore incluso anche in confezione riesce a portarvi da 0 a 100% in poco più di mezz'ora. Io personalmente l'ho testato con la batteria carica al 10%, l'ho ricaricata fino al 100% e ha impiegato solamente 27 minuti. È una cosa sicuramente non nuova in questo dispositivo, ma già vista anche su altri Realme, ma fa sempre un certo effetto, almeno personalmente mi colpisce, e non poco, devo dire la verità. Ebbene ragazzi, siamo arrivati al momento delle conclusioni. Realme GT Master, come tanti altri dispositivi di Realme, è promosso. Perché ragazzi? Perché è completo, riesce ad offrire delle buone performance, ha una buona autonomia, ha una buona fotocamera, ha un ottimo display. L'unico aspetto negativo, forse gli unici due se proprio vogliamo essere cattivi con GT Master, stanno proprio nell'assenza della ricarica wireless, ma voglio dire con la Super Dart Charge con 65 W di potenza a disposizione, chi vuoi che utilizzi la ricarica wireless, sarebbe solamente una chicca in più. E l'assenza poi delle certificazioni contro polvere e acqua, che di questi tempi sono quasi un must. Tolti questi due aspetti, secondo me Realme GT Master è un dispositivo impeccabile, non ha grossi difetti, per cui nella fascia di prezzo in cui si inserisce, di circa 300-400 euro, rimango sul vago perché al momento in cui sto registrando questo video non conosco effettivamente il prezzo preciso di vendita, ma vi invito a tenere d'occhio in descrizione sia il link per l'acquisto che la recensione testuale, in quanto ve l'aggiornerò ovviamente con tutti i prezzi effettivi, ma soprattutto con i prezzi al lancio di Realme, che sono sempre più bassi del solito. Io come al solito vi invito a lasciare un commento qui in basso se avete domande, curiosità o qualsiasi altra cosa, e vi ringrazio per la visione. Alla prossima, da Nicola, ciao!